In compagnia di Davide Gangi di Vino Way e Camillo Privitera di Ice Sicilia, Attack Italy Sicilia. Davide Gangi, come nasce questo progetto e perché? Diciamo che Attack Italy sono tutti gli eventi di Vino Way che saranno sotto l'egida di questo nome. Iniziamo dalla Puglia per poi poter andare a comunicare tutti gli altri territori e mi auguro da qui a presto di comunicare anche il territorio della Sicilia con gli amici di Ice Sicilia, con l'amico Camillo Privitera. Quindi ci spostiamo dalla Puglia e arriviamo in Sicilia. Presentiamo oggi tutti i vini pugliesi, i vari vitigni. Perché portare questo progetto nel resto d'Italia? Allora, diciamo che la Puglia ormai è una regione che è vocata alla produzione vitivinicola e quindi facciamo in modo di poter dare lustro anche a questa appunto realtà affinché la si possano conoscere sia in Sicilia, poi faremo tappa a Verona e anche in Friuli Venezia Giulia. Lo stesso lo faremo anche con altre regioni, però parto dalla mia regione ovviamente che mi ha dato questo tipo di opportunità e anche essendo il direttore di vinoway.com con sede a Mel, ma con sede anche nella mia appunto realtà a Bari, e quindi è giusto che io partissi da una appunto regione che è di mia appartenenza. L'importanza del territorio. Camillo Privitera, qui oggi siamo in Sicilia, rappresentiamo comunque la Puglia, grandi vitigni, grandi aziende. Perché sposare questo progetto? Ah, sposiamo il progetto, sposiamo un progetto Italia, sposiamo un progetto di territorio. A parte le assonanze culturali che ci legano un po' con la Puglia, ma devo dire proprio nella nostra professione di sommelier, di operatore del vino, conoscere, confrontarsi credo che sia assolutamente, assolutamente indispensabile. Soprattutto conoscere una regione come la Puglia e i vini che abbiamo qui in degustazione, che sono vini che nascono dal territorio perché sono espressione di vitigni autoctoni e che abbiamo la possibilità di conoscere le diverse tipologie, sia ultime annate, sia annate abbastanza indietro, per cui abbastanza antecedenti, che ci mostrano anche qual è stata l'evoluzione come concetto di vino, come filosofia di produzione, come filosofia di vino. C'è un modo anche di conoscere delle filosofie, di conoscere delle realtà, facendo un percorso attraverso la degustazione, anche un percorso, un viaggio nel tempo, perché quando hai la possibilità di assaggiare i vini di 20 anni, assaggi una tipologia di vino, ma in realtà fai un percorso in quello che era l'idea di vino di 20 anni fa. E trovare oggi qui vini pugliesi, favolosi nell'espressione giovane, ma molto molto intriganti nell'espressione da evoluzione, significa che oggi veramente, ma lo sapevamo già e lo vogliamo ancora ribadire, che i grandi vini italiani, siciliani, pugliesi in questo caso, tranquillamente possono affrontare il tempo. E ricordo sempre che passati 10-15 anni siamo nell'Olimpo delle grandi denominazioni, cioè un Barolo di 10-15 anni fa, come dire, giustamente colpisce, ma perché non deve colpire un vino siciliano o un vino pugliese come quelli che abbiamo qui? Qui ci serve anche a dare valore e significato a questi grandi vini che stiamo qui degustando. Torna sempre il tema del sud, il grande territorio e i grandi vini del sud. Qual è la risposta oggi delle aziende e soprattutto di tutti coloro comunque che si avvicinano ai grandi vini del sud? Allora, dobbiamo innanzitutto sfatare che i grandi vini vengono soltanto dai grandi blasoni come regioni del Veneto, Piemonte ed altre appunto realtà che hanno fatto grande senz'altro la nostra vitivinicoltura nazionale. Però dobbiamo anche tenere conto che la Puglia, come la Sicilia, ovviamente danno grandissima espressione di modernità, anche di ambientazione a quelle che sono le vitivinicolture appunto moderne, e stanno dando grandissimi risultati non soltanto a livello regionale, nazionale, ma anche a livello internazionale. Quindi la benvenga quelle che siano le produzioni meridionali, perché senz'altro stanno dando dei grandissimi risultati. Grazie.